Questa non sarà un'escursioncina, si fa sul serio. Spumeggiante. La buca delle gommopapere, da perderci la testa. È chiusa.
Devi allineare gli interruttori fino a farli corrispondere. Devi allineare gli interruttori fino a farli corrispondere. Ottimo! La corrente è sufficiente a innescare gli attuatori e attivare il quadro elettrico. Questo potrebbe essere l'inizio della fine di tutto. Bella giunta. Sì, degli splendidi elettrorifiuti tutti per te. Gulpe dice che tracannerebbe qualsiasi cosa purché sia bevibile, anche il carburante. Come quel cocktail di cisterne che ha bevuto una volta. L'ha fatto decollare, dice. Ed ecco com'è finito a raschiare il fondo di questa bottiglia di radiosciroppo. Se soltanto avesse un'altra cisterna da svuotare. Conta sul tuo aiuto, perché non è nelle condizioni di andare di persona. Cerca un'autocisterna e portagli un po' di radiosciroppo, per favore. Ti ringrazia per la comprensione. Non molti capiscono la portata della sua sete. Giunge un giorno luminoso! Ehi, così finirai per scottarti! L'unico che finirà per scottarsi sei tu! Questa fa male! Vuoi una pomatina, per caso? Questa scodovia ha subito un viavai secolare di scorie.
Fa attenzione qua giù. È facile rimanere intrappolati. Serve più energia a chi per farlo? Sforaccali tutti! Ti serve più energia chi per farlo? Fletti quei muscoli intelligenti e apri il portello. Ti restano poche mosse. Dovrai fartele bastare. Dovrebbe esserci abbastanza brillo succo per due.
Aggrappati bene e parti. Ehi, Thumbop. Segni di camara, davanti. Gulp vuole che lo accompagni in un viaggio pazzo e meraviglioso. Condividere fa bene al cuore e non c'è niente di meglio che condividere una bevanda. Gulp dice che guardarti in faccia è come vedere il suo riflesso sul fondo di un bicchiere. Non si stanca mai di guardarlo. Non vedeva l'ora di farsi una bella bevuta in compagnia, ma sta a te decidere. È persino possibile che l'invecchiamento in una cisterna radioattiva abbia reso lo sciroppo ancora più inebriante. Scommette che ci sono parecchie altre cisterne piene di radiosciroppo che non vedono l'ora di essere svuotate. Ti ringrazia di cuore per aver fatto la tua parte. La tua presenza lo rallegra. Come brilla! Ti piace la luce? Davvero? Dice così solo perché non vuoi essere guardato da nessuno. L'oscurità classe. Convincitene pure se sei capace. Gulp dice che bere non dovrebbe impedirti di pensare. E si chiede a cosa tu stia pensando. Dice che dovresti ritornare, nel caso ti servisse qualcos'altro.